Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento delle video interviste AIPO-ITS. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Alessandro Zanforlin, che è responsabile del gruppo di studio educazionale, prevenzione ed epidemiologia di AIPO-ITS. Buongiorno dottor Zanforlin e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ecco, dottor Zanforlin, dal 27 dicembre 2020 sono partite le somministrazioni dei vaccini anti-Covid-19 in Italia. In questo momento siamo di fronte ad enormi criticità legate alla pianificazione delle somministrazioni, alla gestione da un punto di vista logistico e anche a problemi di approvvigionamento delle dosi. E vi è inoltre nella popolazione e anche all'interno di una parte del sistema del personale sanitario una certa perplessità circa l'efficacia e la sicurezza di questi nuovi vaccini. Voi come AIPO-ITS avete redatto un documento per fare chiarezza su questi temi. Quindi vorrei chiederle di descriverci un po' quali sono i contenuti di questo documento. Partiamo innanzitutto dalla terapia. Voi nel documento fate riferimento alle linee guida AIFA sulla gestione domiciliare del Covid-19 e alle indicazioni OMS dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione del setting ospedaliero. Vorrei chiederle, dottor Zanforlin, ad oggi quali sono le opzioni terapeutiche valide ed efficaci contro il Covid-19? Attualmente non esiste una terapia per trattare l'infezione da Covid-19, una terapia specifica che curi, cioè che combatta esattamente il virus. Quello di cui noi disponiamo attualmente sono delle terapie che aiutano a favorire il decorso dell'infezione, cercando di accelerare la guarigione e quantomeno limitare le complicazioni. Quindi al momento, da tutti gli studi clinici che sono emersi, l'unico il trial clinico più conclusivo è stato quello che ha dimostrato l'efficacia dei farmaci cortisonici, però in una determinata finestra terapeutica, cioè in pazienti che hanno bisogno di ossigeno, quindi che iniziano già ad avere un determinato livello di gravità. Ci sono tanti altri farmaci che sono stati utilizzati durante l'ultimo anno. Parliamo di anticorpi monoclonali con effetto contro la tempesta citochinica, parliamo di antivirali. Tutti questi farmaci hanno dato dei risultati controversi perché vanno comunque maneggiati in determinate finestre terapeutiche che non li rendono efficaci sempre e comunque, anche se tendenzialmente, insomma, hanno dimostrato di aiutare a limitare l'evoluzione negativa del decorso della malattia. Senz'altro quello che si è dimostrato utile sono stati i presidi di supporto vitale, l'ossigenoterapia, la terapia con gli alti flussi di ossigeno, la ventilazione non invasiva, che sono riuscite a prevenire in molti casi l'intubazione. E quindi, insomma, il supporto vitale è quello che ha fatto la differenza, soprattutto nei pazienti ospedalizzati. Stanno iniziando ad essere approvati come farmaci degli anticorpi monoclonali, che vanno a legare le proteine spike del coronavirus, anche se questi vanno usati in determinate finestre terapeutiche e comunque non in pazienti gravi. Per cui, di fatto, le armi principali che noi abbiamo per combattere questo tipo di infezione sono quelle legate alla prevenzione. Quindi, in primis, la prevenzione primaria, quindi il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine, e quindi l'uso dei vaccini che sono stati introdotti, che ci permettono di sviluppare un'immunità preventiva verso l'infezione, quindi cercando di già preparare l'ospite a combattere già un'infezione ancora prima di essere entrato realmente in contatto.
Ecco, dottor Zanforlini, entriamo proprio nel merito dei contenuti del documento. Quali sono ad oggi i vaccini anti-Covid-19 disponibili? Quali sono le loro caratteristiche, peculiarità e meccanismi d'azione? Allora, il principio dei vaccini che stiamo utilizzando contro il Covid è quello di indurre nell'organismo una risposta immune contro le proteine spike del virus. Le proteine spike sono, diciamo, la carta d'identità, il modo con cui il virus si presenta all'organismo e sono quelle proteine di superficie che servono al virus per attaccare le cellule polmonari. Dei vaccini che abbiamo, fondamentalmente ce ne sono di due tipi. Il primo, che è stato introdotto in commercio, è quello di sono i vaccini a RNA messaggero, quindi i vaccini di Pfizer e Moderna. Si basano sul trasporto di un filamento di RNA messaggero tramite una microsfera lipidica, che quindi è un omologo, un analogo di quella che può essere la parete del capside virale, insomma il contenitore all'interno del quale c'è il messaggio genetico del virus. Questi capsidi lipidici vanno a fondersi con le cellule mamme una volta iniettati, immettono nella cellula l'RNA messaggero che viene trascritto in proteine, tradotto in proteine dalla cellula, che quindi produce le proteine che avrebbe prodotto il virus, le rilascia in modo che il sistema immunitario possa riconoscerle e quindi produrre anticorpi verso queste proteine. In tutto questo processo, il materiale genetico che viene trasportato dal vaccino è un materiale genetico transitorio, cioè viene utilizzato per trascrivere queste proteine e poi viene degradato, non si integra con il patrimonio genetico umano, per cui non ci sono pericoli di future mutazioni, ecco, del DNA umano legate all'assunzione di questo virus. Tutto questo raggiungendo un'immunità molto elevata, perché gli studi mostrano un'immunità raggiunta del 95, 94-95% per entrambi i due vaccini di questo tipo. Successivamente sono stati introdotti in commercio il vaccino di AstraZeneca e il vaccino di Johnson & Johnson, che sono entrambi due vaccini che hanno come vettore un adenovirus che ha tropismo per altre specie di primati, ad esempio scimpanzé o gorilla, e che contiene all'interno il messaggio genetico del coronavirus. Quindi poi con un procedimento di attivazione del sistema immunitario analogo agli altri virus. Ovviamente agli altri vaccini, chiedo scusa. Ovviamente cambiando il tipo di vettore che trasporta il messaggio genetico, cambia quella che è la reattogenicità del vaccino. Per cui si sta osservando come spesso la sintomatologia, quindi una sindrome febbrile, sintomi che si possono avere dopo la somministrazione del vaccino, è un pochino più elevata in chi sta si sta sottoponendo la vaccinazione con AstraZeneca rispetto a chi ha fatto la vaccinazione con Pfizer o con Moderna. E questo dipende proprio dalla risposta dell'organismo al vaccino. Ci sono altri tipi di vaccino che sono in commercio nel resto del mondo, in particolar modo in Cina ci sono due vaccini a virus inattivato, cioè un coronavirus non funzionante, con un'efficacia un po' minore rispetto ai vaccini che stiamo utilizzando ora, e ci sono poi altri analoghi, insomma, con meccanismi d'azione simile. Ce ne sono anche in fase di studio, alcuni che sono costituiti da proteine spike vere e proprie. Quindi non c'è di mezzo il processo di produzione da parte delle cellule umane, ma viene immessa direttamente la proteina del virus in modo da essere riconosciuta dall'organismo umano. I vari vaccini poi in base anche alla loro struttura, alla loro formulazione, hanno necessità di conservazione che possono essere differenti.
Quindi i vaccini di Pfizer e Moderna, laddove sembrano essere più efficaci e con una reattogenicità minore, hanno degli svantaggi legati allo stoccaggio, cioè richiedono dei frigoriferi con temperature molto basse, in particolar modo quello di Pfizer richiede meno 80 gradi di conservazione e quindi hanno una durata nel tempo un po' più limitata, soprattutto nel momento in cui vengono ricostituiti a temperatura ambiente. Mentre i vaccini di AstraZeneca Johnson & Johnson hanno una conservazione più semplice, quindi in normali frigoriferi, il motivo per il quale si rendono probabilmente più adatti a vaccinazioni su larga scala, che potrebbe coinvolgere in futuro anche gli ambulatori dei medici di medicina generale, mentre gli altri restano comunque legati al momento alle strutture ospedaliere per questioni appunto tecniche legate alla loro conservazione. Ecco, dottor Zanfoni, lei faceva riferimento al vaccino Johnson & Johnson. Quando pensa che sarà disponibile in Italia? Ma penso a breve, è già stato approvato dall'EMA, per cui penso che sia una questione di settimane, presumo. Ho capito. Volevo chiederle, dottor Zanfoni, l'incertezza legata cioè circa la sicurezza ed efficacia di questi nuovi prodotti è anche legata ai tempi di produzione. Cioè, noi sappiamo che solitamente un vaccino, per essere prodotto, ci vogliono anni perché possa essere prodotto e poi introdotto in commercio. Ecco, tanti si chiedono come mai questi vaccini sono stati prodotti in così poco tempo. E un'altra cosa che volevo chiederle, sappiamo che per i farmaci esiste il processo di farmacovigilanza, ovvero quel processo, quell'insieme di azioni volte ad identificare e a vigilare sui rischi e benefici di un prodotto dopo che è stato immesso in commercio e a valutare se mantenere o revocare tale autorizzazione all'immissione in commercio. I vaccini sono sottoposti agli stessi processi di validazione e controllo dei farmaci oppure seguono iter differenti? Allora, i tempi di sviluppo abbastanza rapido che hanno avuto questi vaccini rispetto, diciamo, alle esperienze precedenti che abbiamo avuto di sviluppo vaccinale sono state legate alle grandi quantità di risorse che sono state messe in ballo, quindi un impegno globale nel trovare rapidamente una soluzione a questo problema che sta coinvolgendo il mondo intero. Quindi ci sono stati grossi investimenti dal punto di vista economico, ci sono state delle facilitazioni dal punto di vista burocratico che hanno permesso di ridurre alcuni tempi di attesa legati a tempi burocratici di approvazione o di passaggio da una fase all'altra della sperimentazione, oltre all'adesione in grandissimo numero di volontari che si sono sottoposti agli studi, alle varie fasi di studio dei vaccini. Per cui è stato fondamentalmente un impegno globale aumentato che ha favorito lo sviluppo accelerato di questi vaccini, tra l'altro portando degli studi con buoni numeri e buoni risultati. Per cui gli studi hanno dimostrato sicurezza dei vaccini e i vaccini continuano ad essere sottoposti a farmacovigilanza perché di fatto i vaccini sono dei farmaci, per cui qualora si presenti un evento avverso, questo va segnalato, viene segnalato e qualora ci siano perplessità sull'utilizzo del vaccino, le agenzie del farmaco hanno facoltà e dovere di valutare se questi eventi avversi che vengono segnalati possono essere un segnale di allarme che può compromettere l'utilizzo di questo farmaco perché potenzialmente dannoso. Di fatto, quello che abbiamo visto con AstraZeneca, quindi le segnalazioni di questi sospetti eventi avversi, hanno portato ad una temporanea sospensione del vaccino che è stata cautelativa. È stata cautelativa perché sia l'EMA che AIFA hanno voluto prendere il tempo per verificare se l'incidenza di questi eventi avversi nella popolazione vaccinata sia pari o superiore rispetto a quella della popolazione generale con le stesse caratteristiche, quindi con della stessa fascia d'età. Perché questo ci permette di capire se questi eventi avversi sono eventi che si sono verificati per colpa del vaccino oppure sono eventi che si sarebbero comunque verificati e
la compresenza della vaccinazione è stata fondamentalmente una coincidenza o un evento concomitante temporalmente vicino, ma non con un nesso di causalità. E infatti le evidenze, i dati epidemiologici hanno mostrato questo, che l'incidenza di questi eventi nella popolazione vaccinata, teniamo conto che questo vaccino lo stanno facendo milioni di persone, quindi non è un farmaco con una somministrazione di nicchia in cui a poche persone viene somministrato e a poche persone avvengono gli eventi avversi. Stiamo parlando di popolazioni di milioni di persone in cui siano stati casi isolati, segnalati laddove di emorragie, laddove di trombosi, che però hanno mostrato un'incidenza analoga a quella della popolazione generale. Questo ha portato ovviamente all'interruzione del blocco che c'è stato e alla ripresa delle vaccinazioni. Ecco, infatti io volevo chiudere l'intervista chiedendole un commento in particolare riguardo alla sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca da parte di alcuni paesi dell'Unione Europea. Non so se vuole aggiungere altro, ma mi sembra che abbia già risposto nella precedente domanda. Sì, diciamo che il problema è stato soprattutto l'eco mediatico che hanno avuto gli eventi avversi. Spesso la stessa notizia viene riportata come se fosse un nuovo evento da diverse fonti di informazione, per cui complici, insomma, l'effetto amplificatore che hanno i social network e gli attuali mezzi di comunicazione, insomma, che sono ormai capillari, questo ha portato probabilmente a una preoccupazione eccessiva legata a questi eventi. Comunque, cautelativamente hanno fatto bene gli organi di vigilanza a interrompere, a dare una breve interruzione che ha causato sì un breve ritardo, ma non significativo, permettendoci di continuare in sicurezza e insomma, avere informazioni confortanti riguardo alla sicurezza di questi vaccini. Ecco, dottor Zanfolin, vorrei chiederle qual è la sua opinione circa la reticenza dimostrata da alcuni professionisti sanitari riguardo a farsi vaccinare loro stessi. Come spiega questo atteggiamento? Ma dare una spiegazione è complesso. Quello che posso dire è che il vaccino si è dimostrato sicuro. Il personale sanitario è il personale che in primis è esposto verso l'infezione e i dati che abbiamo mostrano che da quando è iniziata la vaccinazione c'è un crollo dei contagi all'interno del personale sanitario. Per cui, salvo quei casi dove ci sia una vera e reale controindicazione alla vaccinazione, a mio avviso, in teoria tutto il personale sanitario dovrebbe vaccinarsi. Anche per dare un esempio chiaramente ai cittadini. Assolutamente. Va bene, la ringrazio, dottor Zanfurlin, per il tempo che ci ha dedicato. Le auguro buon lavoro e buona continuazione di giornata. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buona giornata.